Cosa è successo questa settimana? A proposito di amico, c'è stato un senatore, un certo Danna, dall'accento mi sembra campano, che diceva gli amici dei 5 Stelle, anche in quell'occasione, no, no, non siamo più amici. In quel momento la situazione era molto concitata, perché sono avvenute due cose molto gravi, due cose gravissime. La prima cosa, ragazzi, non ci parliamo addosso. Sono avvenute due cose gravissime. La prima, la TAV in Val di Susa. Allora, attenzione, qualcuno potrebbe pensare, ma che ci interessa della TAV in Val di Susa? No, signori, è un modo di fare quello. È un modo di fare quello. Cioè, loro spendono miliardi per fare quel traforo che non ci serve a nulla, togliendoli alla sanità, togliendoli al trasporto pubblico, e abbiamo dei treni che non funzionano. Il transito lì è diminuito, non è aumentato che serve la TAV. Ma perché serve la TAV? Allora andiamo a vedere le carte. Andiamo a vedere le carte, sapete cosa hanno detto in quel trattato? E ci siamo opposti. Sapete cosa diceva quel trattato? Quel trattato diceva che non si applica la normativa antimafia italiana, ma quella francese, cioè inesistente, non hanno idea di cos'è la mafia. Quindi praticamente hanno dato in mano alle mafie quel traforo. Questo è successo. La Salerno Reggio Calabria. Come anche la Salerno Reggio Calabria, purtroppo. Allora, fanno sempre così. Quindi quando ci vedete che in aula ci arrabbiamo, non ci arrabbiamo perché... Non ci arrabbiamo perché noi vogliamo arrabbiarci, siamo i grillini che ci arrabbiamo, no! Questo non lo dicono TV, giornali e riviste che sono pilotati da questi signori e finanziati con i nostri soldi pubblici. Non lo dicono. Ma noi stavamo là perché stavamo difendendo un principio. Non esiste che si fa un trattato del genere e dare miliardi in mano alle mafie. La stessa cosa. La stessa cosa l'hanno fatta il giorno dopo, con l'articolo 416 ter. Vi spiego cosa è successo, cos'è questo articolo 416 ter del codice penale. Allora, in pratica, noi un mesetto fa in Senato abbiamo lavorato benissimo, e che non si dica mai che il Movimento 5 Stelle non dialoga. Noi dialoghiamo, ma dialoghiamo quando l'altro vuol dialogare, perché quando l'altro vuol fare l'accordo, perché di sotto banco deve far passare le porcate, noi stiamo lì a dire sempre no, sempre. Quindi quando diciamo no è per questo, perché tenete presente una cosa: quando diciamo no e magari la TV dice hanno detto no al femminicidio, no, perché non è soltanto il femminicidio, loro utilizzano le belle parole, le danno ai giornalisti e i giornalisti le danno alle nostre menti, ma non era femminicidio, lì c'era tutt'altra cosa, c'erano soltanto due articoli al femminicidio, ma gli altri articoli erano la TAV, erano la non abolizione delle province, erano tutt'altra cosa. E quindi è normale che se tu mi metti delle porcate lì dentro io non posso dirti no. È inutile che poi vieni in commissione e dici ragazzi cosa volete, io voglio che togli ste porcate, ed ecco che vai giù al decreto IMU Banca Italia, quando ci dissero cosa volete che inseriamo, no, tu hai togliere, non è metterà di cosa, devi togliere i 7 miliardi e mezzo alle banche e alle assicurazioni. Quindi ricordatevi, per favore, non facciamoci fare sempre fessi. Quello che volevano fare inizialmente con l'accordo col PD, poi dopo magari se ho qualche minuto in più ve lo dico anche quello che è realmente successo. Loro fanno sempre questo, quindi per favore fatelo per i vostri figli, per i vostri nipoti, magari non a voi stessi, perché ci vorranno anni, anni per togliere sto letame che ci hanno buttato addosso per 30 anni. È un letame e non va preso col cucchiaino, il letame va tolto con la pala. Ci vogliono dei comportamenti forti con queste persone, forti, ma forti non vuol dire
fare casino, attenzione, non vuol dire questo. Forti vuol dire che bisogna prendere delle posizioni e non dire vabbè, fa niente, no. E quindi cosa stavano facendo quel 416 ter? Allora, noi in Senato abbiamo lavorato perfettamente, avevamo dato un testo alla Camera fantastico, un testo che prevedeva delle pene minimo 7 anni per il politico che per in campagna elettorale fa accordi con la mafia. Veniva punito sia il politico che il mafioso. Minimo 7 anni di galera. Questi signori alla Camera cosa hanno fatto? Hanno ridotto a 4 la pena minima. Sapete cosa vuol dire 4? Benissimo, vuol dire che non si fanno né galera e possono entrare nei pubblici uffici. Mentre con 7 anni li sbattavamo fuori dai pubblici uffici e li mettevamo in galera. Allora, queste cose devono far incazzare, indignare. Sapete cosa stanno dicendo? Dobbiamo fare presto, dobbiamo fare presto. Ragazzi, le leggi si fanno in 2 giorni massimo, se si vuole. Allora, in questo caso, quello che hanno fatto, hanno staccato la marchetta alla mafia in occasione delle elezioni europee. E allora è normale che stiamo lì in Parlamento e gli urliamo addosso e facciamo in modo che non parlino. Sapete perché non vogliamo che parlino in Parlamento? Perché dicono solo baggianate, siamo stanchi di chiacchiere. Loro attraverso una giacca e una cravatta e un parlare imbellettato stanno distruggendo e hanno distrutto i nostri figli e l'Italia, così fanno. Poi vanno in TV, si vedono bellini, fanno finta che litigano e noi ci caschiamo come le pere cotte. E siamo convinti che realmente si stanno opponendo. È una balla, perché quando chiude quella scatoletta, questi qua votano le stesse porcate. E quindi è ovvio che quando dobbiamo combattere per abolire la discriminazione tariffaria in tema di RC auto, è ovvio che ci stanno le lobby dietro a loro, delle grosse imprese, delle grosse assicurazioni e delle banche che gli finanziano la campagna elettorale. E se questi signori fanno qualcosa che non va, il loro padrone, le prossime elezioni, la campagna elettorale non la finanzia più e li sostituiscono. Questi signori sono dei pigiabottoni, delle grosse lobby. Noi eravamo convinti inizialmente di avere a che fare con dei politici, delle persone con delle menti raffinate. No, non lo sono. E abbiamo avuto la riprova. Attenzione, quello che sto per dirvi non l'ho sentito dire. Noi oggi siamo testimoni oculari. Era dicembre, stavamo discutendo la legge di stabilità. Cos'è la legge di stabilità? La legge finanziaria, ossia quella legge che stabilisce la politica economica del paese. È una legge importantissima, è una legge che gestisce la politica finanziaria economica dell'Italia, ossia, per farvi capire bene, tutte le leggi che poi vengono fatte dopo della legge finanziaria, quindi quelle che partono da gennaio in poi, devono avere quelle coperture economiche, quindi esordio, senza esordio non so fa niente, devono avere quelle coperture economiche che sono state stabilite nella legge di stabilità, quindi la legge di stabilità fondamentale per l'Italia. Bene, a dicembre, nottate, stavamo discutendo la legge di stabilità nella commissione bilancio. Cos'è la commissione bilancio? Le commissioni sono dei piccoli parlamenti, composti sempre dai parlamentari, dove all'interno c'è la stessa proporzione percentuale che troviamo all'interno dell'aula tutta. Quindi le leggi non passano prima dall'aula, no? All'aula ormai l'80-85%, il 90% delle leggi ormai già è fatto, sono le commissioni i fulcri principali dove pulsa, dovrebbe pulsare la democrazia. Bene, stavamo
discutendo questa importantissima legge nella commissione bilancio, nella stanzetta accanto vedevamo persone che eravamo convinti che fossero dei collaboratori. Perché eravamo convinti che fossero dei collaboratori? Perché come fa il collaboratore che ti passa delle carte, fa delle correzioni, perché tu magari all'interno gli dici: guarda, senti Sergio, Francesca, fai questa correzione, il comma 2 fallo diventare 3, il comma 3 cancellalo, portami il foglio che sta sulla scrivania, tutte queste cose che normalmente il collaboratore fa e che il collaboratore ti porta nella stanzetta. Perché provate ad andarci voi, provate ad andarci voi in Parlamento, non potete mica entrare, avete bisogno di un parlamentare che viene, fa entrare massimo 5 persone, ma quando entrate non potete andare mica dappertutto. Avete degli spazi particolari, la stanzetta sta vicino alla stanza dei bottoni, quella della commissione bilancio. Bene, in questa stanzetta noi eravamo convinti che ci fossero dei collaboratori, poi ci siamo accorti che erano molti di più dei parlamentari. Ma allora com'è possibile questa cosa? Quindi ci siamo cominciati a porre il problema, ma forse non sono collaboratori, e ce ne siamo accorti anche perché ci avevano un cartellino di colore diverso da quello dei collaboratori. I collaboratori è celeste, questi ci avevano un tutt'altro colore che celeste, per cui ci siamo avvicinati, abbiamo cercato di capire chi erano. Erano dei lobbisti. Chi sono i lobbisti? Sono delle persone pagate, dei professionisti pagati dai grossi gruppi imprenditoriali, dalle assicurazioni e dalle banche, che stavano lì a dire il politico cosa deve fare e cosa non fare. E allora questi sono dei pigiabottoni delle lobby, asserviti alle lobby. E allora mi viene in mente quella prima settimana quando mettemmo piede in Parlamento, l'accordo col PD. Quale accordo con PD? Noi dovevamo fare l'accordo con l'Unipol, dovevamo fare l'accordo con l'Unipol, dovevamo fare l'accordo con il gruppo L'Espresso, dovevamo fare l'accordo con l'Ilva di Taranto, il padron dell'Ilva che finanziò 80.000 euro la campagna elettorale di Bersani. Con chi dovevamo fare l'accordo? Questi signori sono dei pigiabottoni a tradimento, perché tradiscono i cittadini e li vendono al miglior offerente. E allora è normale che quando noi stavamo lì in Parlamento a difendere 7 miliardi e mezzo, signore, 7 miliardi e mezzo, sono quasi 3 leggi finanziarie, cioè sono 3 anni senza tasse, 7 miliardi e mezzo, e li hanno regalati alle banche e alle assicurazioni. Qualcuno dice: ma quando mai? E Banca Italia, signori miei, svegliamoci, la Banca d'Italia non è degli italiani, la Banca d'Italia non è dello Stato italiano, purtroppo è così, ma gli azionisti, il 95% degli azionisti, 95 e qualcosa, sono banche e assicurazioni, e sono loro che gestiscono, il 5% è dell'INPS e dell'INAIL, non mi ricordo bene le percentuali, tipo 3,3 INPS e il restante l'INAIL, cioè niente. Quindi loro hanno regalato i soldi alle banche e alle assicurazioni perché gli hanno aumentato il capitale di 7 miliardi e mezzo. E allora di cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo di una politica fatta da loro che gli fanno le correzioni. E quindi quando noi facciamo delle proposte, loro si vedono bene prima di accettarle. E quindi è normale che 4 settimane fa c'era il cosiddetto decreto destinazione Italia. In questo decreto c'erano una serie di norme. Bene, il Movimento 5 Stelle ha consegnato un emendamento votato. Cosa vuol dire votato? Questa è un'altra informazione, perché è importante, magari io dico votato, per me è tranquillo, per voi che sentite vabbè, è normale, votato. Invece no. Perché quando un emendamento viene votato vuol dire che è stato vagliato, cioè verificato, da una commissione, che è la commissione bilancio, per vedere se ci sono le coperture economiche. Poi viene vagliato anche da un'altra commissione, la commissione affari costituzionali,
Poi viene vagliato anche dalla presidenza del Senato per vedere se quell'emendamento contiene materie pertinenti all'oggetto del provvedimento, cioè non puoi proporre patate se si sta parlando magari delle vasche da bagno, per intenderci. Non puoi proporre delle cose che non c'entrano nulla con quello che si sta discutendo. Bene, questo emendamento che riguardava proprio l'RC auto è stato votato, quindi vuol dire che è stato controllato in tutti i passaggi che vi ho spiegato prima. È stato votato, è stato bocciato da tutto il PD, da tutta Scelta Civica, da metà del PDL e ovviamente dalla Lega Nord. Ma cosa prevedeva questo emendamento? Ve lo spiego. Tre righe, semplicissime. Tre righe e avevamo risolto il nostro problema. Ve lo spiego. Diceva a tutti gli automobilisti che negli ultimi 5 anni non avevano dichiarato sinistri, a loro in automatico le compagnie assicurative erano obbligate a darci uno sconto. Questo sconto era pari alla tariffa più bassa sull'intero territorio italiano. Tre righe avevamo risolto il nostro problema. Tre righe, non l'hanno voluto votare. Tutto il PD si è schierato con la Lega. E allora questi signori che vengono in Campania, eletti in Campania, li dobbiamo mandare a quel paese, al nord a questo punto. Bene, ora mi fermo, altrimenti mi prendo troppo spazio, lasciamo le domande. E vi voglio dire anche un'ultima cosa. A tal proposito, noi stiamo prendendo delle firme, stiamo facendo una petizione proprio specifica sull'RC auto. Questa petizione verrà consegnata in Senato, ma la petizione non sarà sola, perché già abbiamo un provvedimento legislativo già fatto, sono 4 mesi che l'ho pronto, però non l'ho consegnato, perché è inutile consegnare un provvedimento solitario. Allora faremo una conferenza stampa, presenteremo le 30.000, 50.000, non so quante ne abbiamo raccolto, ma secondo me tantissime. Presenteremo queste 30.000 firme, teniamoci bassi, anche se sono un'immensità. Bene, prenderemo queste 30.000 firme, le presenteremo e automaticamente presenteremo questo disegno di legge. E quando diranno il disegno di legge del Movimento 5 Stelle, noi diremo no! Non è del Movimento 5 Stelle, non è di Puglia, ma è dei 50.000 cittadini che hanno firmato e stanno qui, l'hanno voluta loro. Noi siamo dei semplici portavoce, siamo umili, ecco perché ci abbiamo la tecnologia semplice. Benissimo, ora chiudo, vi lascio a delle domande e perdonatemi se non sto più tempo con voi, ma c'è Pozzuoli, dobbiamo andare lì, l'Europa è vicina e ce la dobbiamo prendere, perché anche lì, anzi soprattutto lì, le leggi vengono imposte per l'Italia, dobbiamo sbattere i pugni e dire che noi italiani siamo coloro che l'hanno voluta la Comunità Europea e voi l'avete trasformata in unione monetaria. Ma viene prima il popolo, dopo la moneta, viene prima la politica, dopo la moneta. Non possiamo essere asserviti alla finanza, la politica ha lasciato il posto alla finanza e quindi ecco il fiscal compact che ci impone l'abbassamento del nostro debito pubblico in maniera esponenziale. Abbiamo 50 miliardi da trovare, 50 miliardi, signori, 50 miliardi, abbiamo detto che 7 miliardi e mezzo sono quasi 3 finanziarie, 50 miliardi fatevi il conto, non so dove li troviamo. E ma lì dice che l'uomo c'è tutto e bene, ci hanno rovinato per 30 anni. Allora loro faranno una cosa semplicissima, attaccheranno la sanità, attaccheranno i nostri gioielli di famiglia e quindi via con la vendita delle Poste Italiane, via con la vendita dell'ENI, Finmeccanica, ferrovie e via con la vendita del Colosseo, degli scavi di Ercolano, quelli di Pompei, ci venderanno tutto, quando ci avranno depredato diranno ah,
volete uscire con l'euro? Io dovete. E non dobbiamo consentire che noi ci dissanguiamo prima. Sbattiamo i pugni e andiamo in Europa a muso duro e ritrattiamo, perché noi siamo l'Italia. Diciamo noi.